Bravo, Nervi, è passato il gossip? Magari lì ci trovo scritto qualcosa di sinistra, eh? Le sue battute sono vecchie, si vede che sta per andare in pensione. Giornata noiosa, eh? Nervi senza il suo amichetto Vitta. Beh, Paolo, è un passatempo inesauribile. Diciamo che quando non c'è mi rilasso. È bello passare una giornata normale ogni tanto. Solo che oggi era il suo turno di pagare il caffè. Io non ho moneta, quindi se potesse magari... Nervi, mi fa tenerezza con questi trucchetti per scroccare un caffè. Pippo, non dovevi andare in bagno? Ma veramente io... Pippo, vai in bagno! Subito! Oh. Ecco il suo caffè, Nervi. Arianna, ho dimenticato il portafoglio sul microonde nel cucinino. Può andare a prendermelo? Posso aspettare il mio caffè? Sa, con quello che guadagno qui è tutta la settimana che risparmio per poterlo prendere. Stanotte ho sognato una tazzona gigante. Ho poco tempo prima di andare in pensione e nessuna intenzione di sprecarlo ascoltandola. Il caffè glielo prendo io. Vada. Vada, vada. Capito. Circonvenzione di incapace più furto in casa del povero precario. Lo so, l'ho visto. Direttore, il portafoglio non c'è. Oh, che sbadato! Ce l'avevo qui. Ma il mio caffè? Le avevo detto che lo prendevo io. Luca, potresti offrirmi tu un caffè? Io non offro un caffè dal 2006. Rigore di Grosso ai mondiali, mi ricordo eravamo in 12, ho offerto un caffè con 12 cannucci. Se non beve e non ha niente da fare, torni a lavorare. Se ne vada! Vada. Cretina! Io le confesso che ho sempre sognato di dare del cretino come fa lei, con quel tono sprezzante da capo a sottoposto. Cretino, una parola così piccola ma con tanta poesia dentro. Ma cretino, è solo l'inizio delle grandi cose che potremo fare insieme. Vede, Nervi? Sì. Cioè, Luca, diamoci del tu. Chiamami Augusto. Lancio carpiato alla Klaus Di Biasi! Ma non è possibile, Augusto, ma tu sei campione di cestinismo! Ma lascia che ti faccia vedere il tiro che ha reso famoso Luca Nervi. La palombella, falce e martello rotante. Questa è la falce e questo è il martello. Oh, Luca, sei bravissimo! Cavoli, ma sono due ore che giochiamo a cestinismo. Ancora mezz'ora e battiamo il record mio e di Paolo. Senti, perché non cambiamo sport, Bubino? Posso chiamarti Bubino? Sì! Perché non facciamo il lancio del Silvano? Beh, ma sai, Augusto, il lancio del Silvano sarebbe proprio una caratteristica proprio mia e di Paolo. Cioè, non ti offendo, no, ma è proprio il nostro gioco. Ma capisco, capisco. Ma lo facciamo solo una volta. Non diciamo niente a Paolo, Ma non può venire bene come con Paolo. Il lancio del Silvano è affiatamente, complicità, non lo devi tenere troppo molle, non lo devi stringere troppo, se lo lanci troppo in alto va corto. Cioè, non è una cosa che si può improvvisare. Ecco. Dai, Bubino! Occhio non vede, occhio non vede! Ma io sono sbalordito, ma questo è uno dei migliori lanci del Silvano della storia. Ma Augusto, ma che forza c'hai? Anni e anni di bocce, caro Luca. Siamo imbattibili, campioni di lancio del Silvano. Possiamo sfidare i norvegesi, sono loro i campioni del mondo, no? Fatemi scendere. No, campioni del mondo saremmo io e Paolo. Forse non dovevo fare questa cosa. Ho tradito Paolo, ho tradito il mio migliore amico. Bene, vedo che qui in area relax c'è molta socializzazione, ma davvero molta. Chi devo ricordare che incastrare un ragioniere nel soffitto è contrario al regolamento interno, al codice penale e in teoria anche alle leggi della fisica? Dottor Geller, è arrivato il momento di segnare il mio nome sul suo libretto. Mi segni pure, ma il mio amico Luca non c'entra nulla. No, no, segnimi. Quando ho preso il braccio e la gamba di Silvano per sollevarlo, ho commesso una cosa infame. Bene, almeno prova un po' di senso di colpa per il povero Roggi. Ma che Roggi, sono stato un infame con Paolo. Sì, solo per superare una mezza giornata di noia, mi faccio schifo. Vi lascio solo, credo che dobbiate parlare. E non ci tengo a essere presente. Dottor Galla, la prego. Ci siamo fatti segnare il nome sul libretto. Ma quante ne abbiamo combinate oggi? Mi lasci, direttore. Il mio amico è Paolo Vitta, solo lui. Ma io posso essere la versione evoluta di Vitta. Posso fare tutto quello che fa lui, anzi, farei meglio di lui. Impossibile. Ma sì, sì, senti, senti, senti. Io sono l'uomo chiamato contratto. Stavate parlando di me? Mi scusi, direttore, devo tornare a lavorare perché mi diverto di più lì. Oh, senti, senti, senti questa. Oh, piccola che te. Oh. Oggi il suo amico Luca non c'è. Questo sì che romperà i maroni alla direzione. Caffettino? Cretino!